Ciao a tutti, sono Valentina dell'Atelier Braga. Oggi proseguiamo con il nostro video come cucire il top con la balza. La volta scorsa abbiamo realizzato la gonna che si abbina molto bene al top. Non è escluso di indossare pure separatamente la gonna e il top. Per il top abbiamo preparato tutti i pezzi, la parte davanti, la parte da dietro, la balza davanti e la balza giromanica. Adesso iniziamo di unire i pezzi sulla parte davanti, poi sulla parte da dietro. La parte davanti centrale, prendere la balza, appoggiare sulla parte davanti, dritto sul dritto. Poi appoggiare sul rovescio della balza la parte dritta, questo è il fianco, e di unire tutti i pezzi insieme, mettere con le spille e cucire con la macchina. Prepariamo la parte da dietro, unire centro schiena, dritto sul dritto. Appoggiare laterale. Prima di passare la macchina è consigliabile di imbastire e misurare. Ho unito tutte le parti con la balza sul davanti e da dietro. Adesso le margini di cucitura rifinire con la taglia cuci. E adesso dobbiamo unire la cucitura a spalla, mettere dritto contro dritto il volant, è preferibile di mandarlo nella cucitura a spalla. L'angolo del volant si può arrotondare, appoggiare sulla cucitura a spalla
e cucirlo insieme. Unire la cucitura a spalla, appoggiare, ma fare attenzione come la balza l'abbiamo arrotondato apposta, che deve rimanere un centimetro senza balza per attaccare la manica. In questo modo. Rimane un centimetro per attaccare la manica. Abbiamo attaccato la cucitura a spalla, la balza è rimasta un centimetro qua non cucita. Adesso dobbiamo appoggiare dritto sul dritto. La parte destra cucire tutto il fianco, la parte sinistra cucire solo 3 cm. Poi metterò la lampo sulla sinistra. Chiudere prima in basso, in questo modo, trovare il centro. E appoggiare sulla cucitura a spalla. Dritto contro dritto. In questo modo. Mettere con le spille o imbastire. Poi cucire con dritto filo. Ho attaccato la manica, ho rifinito con tagli a cuci, adesso si deve rifinire lo scolo e l'orlo. Lo passo con tagli a cuci, lo giro 5 mm e cucire. Rifinire l'orlo, appoggiare la balza e rifinire tutto insieme.
Abbiamo rifinito lo scolo, l'orlo e adesso rimane solo da attaccare la lampo sulla parte sinistra, iniziando con l'apertura dal basso in su. Aprire la lampo, prendere la parte giusta, appoggiare iniziando dall'orlo 3 mm dalla margine. Mettere le spille. E cucire con il piedino per la lampo invisibile. Ecco il nostro lampo. Adesso di aprire e di rinforzare la lampo con la stoffa. Adesso si deve rifinire in questo modo: piegare la lampo all'interno, appoggiare e chiudere a mano. Non vi dimenticate di stirare tutto per bene. Non abbiamo fatto vedere oggi, ma sempre si deve stirare tutto. Con la balza davanti, la manica in forma della balza e la lampo laterale. Sulla schiena, con le cuciture, abbiamo eliminato le riprese. Il nostro top è pronto. Con il nostro set, il top e la gonna, abbiamo finito il video. Sono molto contenta che sono riuscita a condividere con voi questa bella idea. Grazie a tutti per i vostri commenti. Se volete un altro video come costruire abiti estivi, metti un bel like e iscriviti al nostro canale. A presto da Atelier Braga. Thank you.